Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. In questo video vediamo come installare una stampante multifunzione di varie marche in Linux Mint e come effettuare, nel caso della presenza di uno scanner, anche semplici scansioni con un programma completo ma efficace, già presente nell'installazione di Linux Mint. Via! Ci sono buonissime probabilità che per far funzionare la stampante ti serva solo collegarla da spenta via USB e poi avviarla. Linux Mint viene infatti distribuito con i driver delle stampanti più comuni. Devi procedere all'installazione via cavo anche se si tratta di una stampante wireless. Dopo l'accensione a cavo già collegato, Linux Mint potrebbe avvisarti che è in corso la configurazione e poco dopo che la stampante è pronta per l'uso. Ma potrebbe anche non farlo, benché già funzioni. Puoi verificare lanciando una stampa qualunque. Oppure, se non la vedi elencata al momento della stampa, benché il driver sia incorporato, potresti doverla aggiungere manualmente. Ecco come fare. Puoi aggiungere manualmente la tua stampante se non è già stata riconosciuta e installata correttamente in modo automatico. Avvia l'applicazione Stampanti che trovi nel menu di Mint 20 sotto Amministrazione. Aperta l'applicazione Stampanti, clicca su Aggiungi e segui i passi suggeriti. Se si tratta di una stampante multifunzione, però lo scanner potrebbe non funzionare subito. Per scoprirlo, basta eseguire Scansiona documenti, precedentemente Simple Scan, quando la multifunzione è accesa e collegata. Se continui a vedere una schermata come questa, dobbiamo provvedere in altro modo. Se la stampante non è una HP, puoi controllare il sito del produttore e ricercare i driver per la stampa e per lo scanner contrassegnati come pacchetti DEB per ambienti Debian o per Ubuntu a 32 bit o 64 bit a seconda della tua versione di Linux Mint. Se disponibili separatamente, i driver per lo scanner saranno installati successivamente. Linux Mint 20 viene rilasciato con il pacchetto HP Linux Imaging and Printing, HP-LIP, nella versione 3.20.3. Tanto basta perché al primo collegamento via USB, una volta accesa, il sistema la riconosca e la installi rendendola immediatamente disponibile. Ma nel caso di una stampante multifunzione, lo scanner potrebbe venire riconosciuto ma non funzionare immediatamente. Lancia l'applicazione Simple Scan, resa in italiano in Scansiona documenti, e attendi che Linux verifichi eventualmente la presenza dello scanner integrato nella stampante. È probabile che se avvii una scansione di prova con la pressione sul pulsante Acquisisci, Linux Mint ti avvisi che non riesce a connettervisi. In questo caso significa che, malgrado la stampante funzioni, serve un apposito plugin HP. Il modo migliore per installarlo è quello, anzitutto, di scaricare l'ottima applicazione grafica per stampanti HP per Linux e Ubuntu. Si chiama HP-LIP GUI e la trovi nel gestore applicazioni, il software center di Linux Mint o anche in quello di Ubuntu. Una volta completata l'installazione, troverai tre diverse applicazioni HP nel menu di Linux Mint, due sotto ufficio e una sotto preferenze, ma è molto più facile avviare il menu e digitare HP per averle tutte a portata di mano. Avvia HP-LIP Toolbox, il gestore del dispositivo HP, dove potrai verificare lo stato dei consumabili e altre informazioni. In questo caso, nella schermata principale, si può notare una riga che invita all'installazione di un plugin. Adesso una precisazione. Trattandosi di un driver proprietario, se nel BIOS o UEFI del tuo computer hai Secure Boot attivo, potresti non riuscire nell'installazione della chiave crittografica. Questo però non influisce sulla corretta installazione del plugin che ti consente di usare lo scanner. Quindi a te la scelta se intervenire all'avvio nel firmware UEFI per disattivare temporaneamente il Secure Boot prima di procedere. Cliccando su Install Required Plugin, dopo poco potresti ricevere segnalazione dell'impossibilità di ricevere la chiave crittografica che consente l'autenticazione del plugin. O fermi l'installazione, riavvii il PC e disattivi temporaneamente il Secure Boot, oppure prosegui, saltando il passaggio dell'autenticazione. Seguirà infatti la finestra in cui accettare le condizioni della licenza d'uso e infine la conferma della corretta installazione del plugin. Adesso lo scanner HP dovrebbe funzionare. Se premi il pulsante di scansione, verrà attivato il programma Linux Simple Scan. In caso di problemi, riavvia Linux Mint mantenendo accesa la multifunzione. Linux Mint e Ubuntu vengono rilasciati con integrati i driver per la stampa dei modelli più comuni. È quindi probabile che ti basti collegare il cavo USB, accendere la stampante e attendere che venga riconosciuta, installata e configurata. Se incontri problemi con lo scanner di una stampante multifunzione, entra nell'apposita pagina per i driver nel sito Canon e cerca il tuo modello di stampante. Una volta trovata, dal menu a discesa per la compatibilità dei sistemi, isola la riga Linux 64 bit, o 32 se hai una versione di Mint antecedente la 20. Nei download che vengono resi disponibili potrebbero esserci diversi formati per driver Canon per Linux.
A noi servono quelli in formato DEB, identificati come pacchetti Debian. Troverai un file che comincia per CNIJFilter con estensione TAR-JZ. Devi scaricarlo, ma devi anche scaricare il driver ScanGear che troverai nella pagina, sempre per Debian. Estrai il contenuto dell'archivio e nella cartella Packages fai doppio clic sul file che termina in AMD64, se il tuo sistema è a 64 bit, o su quello che termina con I386 nel caso di sistema a 32 bit. Il gestore dei pacchetti GDebi verificherà il contenuto e ti inviterà a procedere con l'installazione. L'installazione della stampante Canon in Linux Mint o Ubuntu è completa, però meglio riavviare Linux lasciandola collegata ed accesa prima di installare il driver per lo scanner. Al riavvio apri quindi l'archivio ScanGear ed estrai il contenuto dove vuoi. Come per la stampante, entra nella cartella Packages ed avvia il file AMD64 o I386 a seconda se il tuo sistema è 64 o 32 bit. Il tuo scanner Canon dovrebbe essere pronto per l'utilizzo in Linux Mint e in Ubuntu. Se però riscontri problemi o, come alternativa, puoi avviare dal menu l'applicazione specifica Canon per le scansioni, ScanGear AMP. Per installare in Linux Mint o Ubuntu una stampante multifunzione Samsung, devi anzitutto procurarti il driver. Sembra strano, ma lo trovi nella pagina di ricerca driver nel sito web HP. Scarica il contenuto ed estrailo. Entra nella cartella ULD. Poi, in uno spazio vuoto nella cartella aperta, clicca con il pulsante destro e seleziona Apri nel terminale. Nella finestra del terminale, digita il comando sudo sh install.sh. Premi invio. Ti consiglio di allargare la finestra del terminale a tutto schermo perché tra poco sarà utile. Quando richiesto, indica la password del tuo utente. Premi ancora invio. Verrà mostrata una lunga lista di condizioni di licenza e dovrai premere invio ripetutamente per scorrerla interamente riga per riga. Fai attenzione perché se premi troppo rapidamente potresti saltare il punto in cui dovrai digitare Y per accettarla e se la salti devi ricominciare. Poi l'effettiva installazione dovrebbe partire. Rispondi alle domande e se richiesto Choose to disable printing from the LTP port, conferma di disabilitarla perché è un'opzione ormai superata. A questo punto la stampante Samsung dovrebbe essere correttamente installata in Linux Mint e Ubuntu. Per usare Linux Mint per lavoro, una delle prime necessità è quella di poter fare scansioni. Non è necessario alcun software aggiuntivo. Nell'installazione di Linux Mint è infatti previsto un programma straordinariamente semplice ma completo ed efficace che occupa 3,5 MB di spazio su disco. È Simple Scan. Lo trovi con il nome di Scansione a documenti nel menu di Linux Mint sotto la voce Grafica. Ci sono programmi per l'utilizzo dello scanner ben più evoluti di Simple Scan nel gestore applicazioni di Linux Mint e si installano tutti con un solo clic, ma li vedremo in un prossimo video. Accendi lo scanner o la stampante multifunzione prima di avviare Simple Scan. Qualora, malgrado la corretta configurazione, l'applicazione non trovi lo scanner, riavvia il computer mantenendo lo scanner acceso. Se il dispositivo di acquisizione viene rilevato, puoi subito avviare una scansione. Se clicchi sulla freccia in basso sul lato destro del pulsante Acquisisci, scopri la straordinaria immediatezza delle opzioni di scansione. La prima cosa da fare ogni volta è indicare a Simple Scan se stai eseguendo la scansione di un testo puro o se intendi catturare i dettagli col livello fotografico. Se il dispositivo di scansione è dotato anche di alimentatore, puoi selezionare la relativa opzione. Prima di avviare l'operazione, però, diamo un'occhiata alle preferenze di Simple Scan. Apri la relativa finestra premendo il pulsante Menu. Potrai intervenire sui parametri nella scheda Acquisizione, ma conviene prima spostarsi sulla scheda Qualità. La risoluzione per le scansioni di testo o fotografia è preimpostata con valori adeguati, ma potrai intervenire qualora i risultati non siano soddisfacenti. Consiglio anche di fare alcuni tentativi modificando i cursori per luminosità e contrasto fino a trovare i valori adeguati al tuo scanner. Avvia la scansione con la pressione sul pulsante Acquisisci nella finestra principale. Se acquisisci i documenti tramite alimentatore, Simple Scan proseguirà automaticamente le operazioni pagina dopo pagina. Altrimenti intervieni sul piatto di scansione a modificare la pagina e premi ancora Acquisisci per aggiungere una pagina. Se durante la scansione manuale una pagina non ti soddisfa, puoi cliccare sull'anteprima e poi sul cestino per eliminarla. Potrai così ricentrare il documento o modificare luminosità e contrasto e acquisirlo di nuovo. Al termine delle operazioni di scansione, prima del salvataggio, puoi intervenire ruotando ogni pagina. Devi cliccare sull'anteprima e operare sui pulsanti per la rotazione nella parte inferiore della finestra. Puoi effettuare un ritaglio della pagina acquisita in modo da ridurre la superficie mantenuta con il salvataggio. Clicca sull'anteprima della pagina e poi sul pulsante con le forbici e intervieni sui bordi della selezione adattandola alle tue esigenze.
Se hai effettuato una scansione da alimentatore documenti, sotto il menu trovi anche l'opzione Riordina pagine, che ti consente di riordinare le pagine in alcune condizioni di scansione. Le tre possibilità di riordino automatico previste, oltre la non modifica, indicano chiaramente l'effetto ottenibile. Puoi salvare il risultato delle scansioni premendo il pulsante di salvataggio a forma di floppy disk. Viene presentata la possibilità di salvare ogni pagina in formato JPEG, in quello senza alcuna perdita di informazioni PNG o in un PDF multipagina. Bene, è tutto per l'installazione anche di stampanti multifunzione e l'utilizzo di base dello scanner con Linux Mint. Nel prossimo video affronteremo lo spostamento della gestione della posta elettronica da un client all'interno dell'ambiente Microsoft Windows al client Thunderbird previsto nell'installazione predefinita di Linux Mint. Se vuoi sapere quando sarà pubblicato, puoi iscriverti al canale attivando le notifiche. Grazie per il tuo tempo e alla prossima. Ciao!